Ecco, ci siamo con Francesco Andreoli, che è il presidente di Liguria Together e coordinatore, co-coordinatore dell'evento Discover Italy, che è giunto all'ottava edizione. Allora Francesco, un evento sempre in crescita, da 8 anni che si svolge a Sesto Levante, diciamo da quando è nato praticamente, è in continuo sviluppo. Sì, lo abbiamo voluto fortemente portare qui, dalla Svizzera a Sesto Levante, ma in Liguria oserei dire, preferirei dire, un evento che è in costante crescita, perché c'è un motivo che è la qualità, la serietà dell'organizzazione, la qualità dei buyer presenti, di conseguenza i seller per il loro interesse, e soprattutto un coordinamento, una collaborazione tra pubblico e privato. Ti do del tu perché ci conosciamo da diverso tempo. Allora, tu sei molto creativo, ecco, hai delle idee un po' lungimiranti, e devo dire che quest'anno l'idea era quella di far sviluppare, diciamo, questo evento proprio all'interno della Baia del Silenzio. È riuscito un po' a metà, perché chiaramente la presentazione è avvenuta nel gazebo del ristorante qua a fianco, che dà proprio sul mare, ma purtroppo la pioggia ha impedito di beneficiare della bellezza della baia e del territorio. Quali sono le tue idee per il futuro? Beh, si sta già parlando tanto della prossima serata inaugurale, dove se si chiuderà un accordo di partnership con un'importante azienda, daremo una serata, un senso praticamente assolutamente nuovo. È una cosa molto particolare, che però preferisco per il momento tenere un attimo in stand by finché non siamo sicuri. E poi finalmente siamo molto contenti, perché lo spazio al convento dell'Annunziata, dove facciamo il Discover Italy, è completamente full, e quindi siamo al completo, e quindi siamo contenti, perché dovremo trovare qualche altra soluzione, non di location naturalmente, ma di spazi all'interno o all'esterno adiacenti al convento dell'Annunziata stesso. Aumentano anche le regioni? Aumentano le regioni. Il primo anno c'erano, la prima edizione, 3 regioni presenti, quest'anno sono 15 o 16, e questo è un indice della crescita del Discover Italy, che oggi è nel panorama italiano una delle manifestazioni più importanti. Ecco, i buyers da dove arrivano principalmente? I buyers arrivano da tutto il mondo, e quest'anno c'è una grande novità che abbiamo voluto insieme all'assessorato regionale, e con un focus sugli Stati Uniti, proprio per incrementare e potenziare la presenza del mercato statunitense qui in questa zona. E ci sono 30 buyer americani invitati proprio apposta per stabilire nuovi contatti e nuovi accordi commerciali. Al di là poi della location, che potrà essere sviluppata anche ingrandita, no? Diciamo, altre idee, altri progetti? Vorrei creare una partnership e fare un'ulteriore fiera, ma di diverso settore, di diverso tipo, più specifica, però abbiamo soltanto adesso iniziato a lavorarci, quindi vedremo a breve. Allora, lavora, sì. Perché comunque le idee, diciamo, sono vincenti. Grazie. Buon lavoro allora Francesco. Grazie. E buon proseguimento per il Discover Italy. Grazie. Grazie. A voi.